Prima che inizi questo video volevo dirvi che finalmente si può prenotare il mio nuovo singolo Beyond This World. Se vi va e volete ascoltare un po' di mia musica, andatevi a fare un salto. Adesso iniziamo col video. Cambiare vita o comunque spostarsi in un posto, la cosa più importante è veramente la volontà. Sì, la voglia cosa, di volerla è la fare. Prima cosa, esatto. Ciao a tutti, non so quanto la batteria dura perché ieri mia mamma me l'ha staccato, però sono qui a Milano oggi con Mary di Ciao! Wild at Earth. Come va? Va tutto bene. Bene, siamo a Milano, nei giardini di Porta Venezia. Oggi parliamo di cambiamenti perché per chi mi segue su Instagram o anche su Twitter sapete che comunque sia su quello in italiano che su mio Instagram in inglese ho detto che c'è un grosso cambiamento in my life perché esatto. Mi sposto da Tokyo da non so quanti anni, tipo quasi 10 anni che vivo a Tokyo. Per un anno mi sposterò a vivere metà a Bangkok e metà a Milano, un po' come diceva Giusy Ferreri. Salutiamo. Ciao, la sua grande amica. Sì. E vabbè, non vuol dire che lascio il Giappone perché già ci devo andare già 3 volte quest'anno, quindi già so che questi 10 mesi, che lo lascio per 10 mesi, già so che a ottobre ci devo tornare, a febbraio ci devo tornare ed anche ad aprile, quindi diciamo che sarà, e sono sicuro che da qui a dicembre ci saranno 1000 altre cose che devo fare in Giappone, quindi mi toccherà tornarci ancora. Però la mia idea è quella di lasciarlo temporaneamente per esplorare nuovi orizzonti, sì, per vedere okay. Cosa c'è di wild at Earth. Esatto. E non lo so, in realtà era già da un po' che io lo pensecchiavo prima ancora esatto. Di iniziare questo canale. Io già avevo fatto 3 mesi che avevo vissuto a Los Angeles. Diciamo che non perché ci sia nulla che non mi piace del Giappone, cioè insomma ho tantissimi amici, ovviamente il Giappone resterà sempre una parte di me e comunque non so ancora se realmente lo sto lasciando per sempre. Lo lascio per un po', per vedere un po', che comunque anche l'Italia, sai che ho imparato ad apprezzarla di più dopo l'ho lasciata. Anch'io. Quando sono all'estero parli sempre in realtà bene dell'Italia, inizi a pensarla con nostalgia e tanto amore. Sì, inizia. Sì, e soprattutto cioè riesci a trovare, spuntano improvvisamente le cose positive dell'Italia. Finché non incontri degli italiani. Sì, poi quando torni qui ti ricredi un attimino, però quando sei all'estero c'è questo, tutte le cose positive vengono fuori perché comunque hai il riscontro con gli aspetti negativi del paese in cui stai e perciò dici, però in Italia si mangia meglio. Mangia meglio, oppure... più sano, magari trovi anche al supermercato molte più scelte. Se magari vai nel sud dell'Asia, comunque sempre l'acqua potabile. E anche quella dell'acqua potabile. E a proposito di cambiamenti, ho dovuto cambiare dalla mia fotocamera a questo magnifico iPhone, che è quello che ho comprato di fortuna dopo che l'ho detto a Phi Island 2 settimane fa. Perché per chi non lo sa, io e la tecnologia siamo 2 rette parallele che non si incontrano mai. Comunque ho rotto quest'anno, da quando è iniziato il canale, ho rotto 2 fotocamere e un telefono. E quello era già un telefono di un altro telefono che mi si era rotto. Vabbè, esperienza. Vabbè, però ho capito, io sono uno così, dice, è un po' come sai quelli che non posso permettermi dolci perché sennò ingrasso. Io sono un po' così con le fotocamere, nel senso, okay. Capito, piuttosto guadagno di più per poter rompere più fotocamere. Giusto. È così la Sony o mi ringrazierà. Anzi no, adesso sono Canon. Comunque parlavamo di cambiamenti, di come sì. come si apprezza meglio l'Italia, sì. In realtà quando sei all'estero, magari anche solo, non so, il carattere, per esempio, riuscire a sì. parlare più apertamente di alcuni argomenti, forse con gli italiani, perché sono più aperti. Sì, beh, cioè... devo dire che in Europa più o meno siamo più o meno lì, vero? Vabbè, ovviamente sì, comunque no, c'è un tipo, po'... per esempio a nord sono un po' più freddi, giustamente. Ah, sì. Cioè, sì, è proprio uno stereotipo, però è così. Sono un po' più freddi, per esempio... Cioè, anche non lo per so, perché io vengo da Trento, quindi già... Gli abbracci, già... piuttosto che, cioè, sono già visti un po' come un mio spazio vitale. Sì, sì, sì. I didn't know. Non lo so, boh, in Giappone è che è talmente diverso che ormai... Sì, è un altro mondo. Comunque. Infatti io mi dovrò ri-italianizzare. Mi fa un po' paura questa cosa, già vedo i peli ma che mi spuntano. Ma è un cambiamento. Sì, no, ma è un cambiamento positivo, cioè ogni cambiamento alla fine, sì. Cioè, non è che tutti i cambiamenti sono positivi, però comunque alla fine... Sì, la cosa secondo me fondamentale è riuscire comunque a accettare senza troppo, come per dire, cioè molti non accettano i cambiamenti, lo vivono come tipo un trauma oppure come una cosa che non deve mai succedere, cioè la vita è fatta di cambiamenti sempre, cioè non è che esiste...
la situazione stabile, così non esisterà mai. Perciò no. Il cambiamento è solo crescita per me. Crescita. Poi sai un'altra cosa che mi dicono spesso? Mi dicono, ma come sei fortunato che vivi all'estero? È una frase che mi dicono spesso ma non la capisco, perché alla fine, cioè, più che fortuna secondo me serve coraggio, perché è vero che servono dei soldi, però di solito chi me lo dice sono altre persone in situazioni economiche comunque piuttosto simili alla mia. Già se nasci in Italia, modo per riuscire a farsi, lo trovi, sì, anche a farsi un'altra vita. So che costa tanto iscriversi a una scuola di giapponese e tutte queste cose qua, però non è così impossibile. No, non è assolutamente impossibile. In Italia in realtà noi cerchiamo sempre di dirci poverini o trovare sempre del, non so, qualcosa per cui lamentarci, ma in realtà cioè siamo fortunatissimi. Anche girando nel mondo, cioè tu capisci che in paesi del terzo mondo, cioè, infatti loro non riescono loro a comprarsi un biglietto aereo, perché è veramente impossibile anche per gli stipendi che hanno. Perciò cioè noi volendo, se vogliamo fare una cosa la possiamo fare. Cioè ovviamente in base alla tua situazione dovrai sacrificarti molto di più. Se certo, già nasci in una famiglia ricca, esatto, è normale. Se tu qua in Italia trovi un lavoro e ti metti da parte i soldi per voler viaggiare, perché tu sei pronta, perché se una cosa la vuoi fare veramente, a viaggiare riesci. Cioè, per forza. Ovviamente ci sono quei casi limiti, per esempio se magari c'hai dei problemi fisici, però se sei una persona normale che vive in Italia, in qualche modo secondo me, a meno che la tua famiglia non abbia dei debiti magari insormontabili, sì, vabbè, che non ti permettano di, secondo me il modo di viaggiare c'è. Sì, cioè se tu riesci a comprarti un iPhone, se tu riesci a comprarti un computer, cioè infatti trovi anche i soldi per prendere un biglietto per esempio per Bangkok a 400 euro e in qualche modo puoi farlo. Esatto. E comunque a Bangkok non è che, per esempio io non so ancora di Bangkok, adesso sto il 22, me ne andrò a Bangkok per 3 mesi, oh mio Dio. E comunque, però, capito, per esempio in Giappone se uno vuole andare a studiare riesce a mettersi da parte quei 10.000 sì, purtroppo serviranno quei 10.000 euro, poi comunque tu riesci a mantenerti in Giappone se veramente ti accontenti di fare una vita molto molto limitata. Cioè i primi 2 anni stringi i denti, perché comunque lo fanno i cinesi, non vedo perché non lo possono fare anche gli italiani. C'era una mia amica di Myanmar, che Myanmar comunque è un paese molto povero, sì, dove uno stipendio medio, cioè, è veramente bassissimo e comunque non puoi guadagnare più di un tot, proprio il governo ti dice che più di tot soldi non puoi guadagnare. Esatto. Mi sembra che la cifra sia tipo 1.000 euro, capito? Sì, infatti. E non voglio dire cazzate, non so il numero, cioè comunque è molto basso e comunque non credo che la sua famiglia guadagnasse il massimo dei massimi che puoi guadagnare in un paese. E soprattutto lei veniva, però comunque lei poteva lavorare quelle 20 ore a settimana, e lei con quelle 20 ore a settimana vivendo in un dormitorio in qualche modo riusciva a vivere e anche a mettere da parte qualcosina. Esatto. E in più se stai 2 anni ti impari la lingua e poi in 2 anni, se comunque ti sai dare un po' da fare, un lavoro lo riesci anche a trovare, qualcuno che ti sponsorizza il visto. Quindi secondo me la possibilità per viaggiare c'è. E determinati si riesce anche a trovare il modo per uscirci. Sì, la volontà secondo me sicuramente, se uno vuole fare un cambio, cambiare vita o comunque spostarsi in un posto, la cosa più importante è veramente la volontà. Sì, la voglia proprio di volerla fare. È la prima cosa, esatto. Cioè è la spinta quella, la volontà. E poi i soldi si trovano comunque, soprattutto partendo dalla nostra italiani. Sì. E niente, questo voleva essere un video motivazionale, non è che sto dicendo di, so che tutte le situazioni sono diverse, però impegniamoci e cerchiamo di insomma. Molte persone poi dimenticano questa cosa dell'impegno e anche del ci vuole tempo. Ci vuole molto tempo, perché comunque io conosco anche delle persone che adesso sono venute a studiare in Giappone, da quando si sono laureate adesso magari hanno 30 anni e ci hanno messo 6 anni per riuscire a mettersi da parte i soldi per arrivare in Giappone, però avevano sempre questo sogno di venire in Giappone. Infatti. Sono arrivati. Ma metti anche Sabrina di una 4 mani, cioè sì, lei comunque, io non so la sua storia di no, come ma lei è arrivata. Per rimanere, cioè loro sono rimasti lì per studiare lingua, ok. Poi però appunto per trovarsi un lavoro, siccome Sabrina non aveva finito gli studi all'università, ha dovuto, cioè per trovare proprio un lavoro, come diceva lei, ha dovuto tornare in Italia per finire gli esami e poi ritornare di nuovo in Giappone. So che adesso sta finendo gli esami. Appunto lei si è impegnata per questo, cioè nel senso l'impegno, la determinazione, perché vuole ritornare comunque in Giappone. Se pensate che chi vive all'estero sia una persona fortunata, vi assicuro che la maggior parte delle volte ci sono dietro un sacco di sacrifici. Esatto. Che queste persone hanno dovuto fare per poter raggiungere questo obiettivo, che è vivere all'estero. Sì, anche come per esempio, cioè tante persone mi dicono, ma quanto sei fortunata a viaggiare sempre in giro, portarti sempre il lavoro con te, vedere il mondo. Lei è una nomade digitale. Sì, sono no? Quindi una nomade digitale. Anch'io sono un nomade digitale, sì, non esatto. Lo sapevo. Anche lui è un nomade digitale. È vero. Hashtag nomadi digitali. Yeah. Ma è perché io, sì, è strana sta cosa. Però cioè tipo, non è
che ci è caduto dal cielo questa opportunità, cioè nel senso anni e anni. Io mi sono dovuto rendere conto quest'anno che era... Partita IVA, trovare clienti, cioè... Non parliamo di tasse per favore. Esatto, cioè c'è tutto un mondo dietro che la gente non vede, vede semplicemente il lato bello, perché comunque sui social, vabbè, a questo discorso a parte, cioè, vabbè, comunque nessuno di noi si vuole, cioè vuole far vedere le... magagne che ci stanno dietro. Devo dire che sono molto molto soddisfatto di quello che ho fatto e di quello che sto avendo. Devo dire, non è arrivato il giorno, soprattutto mi ero reso conto di essere un uomo di digitale fino a quest'anno, perché è vero, io ho fatto due conti e dico cavolo, ma io praticamente in Giappone ho guadagnato neanche il 10% di quello che guadagno a fare colonne sonore. E dico, ma voglio vedere il resto del mondo. Se non ti trasferisci là e realmente vedi come funzionano le cose, non capisci come funziona la cultura. Quindi è quello che voglio fare a Bangkok questi tre mesi. Voglio vedere quanto mi affascinerà. Diventerà un travel blog. No, non credo. Ho già 200 video pronti sul Giappone e comunque continuerò a leggere le news in Giappone. C'ho tutti i miei amici giapponesi, quindi ovviamente saranno un sacco di contenuti sul Giappone, cioè a prescindere. Poi comunque ci vanno in Giappone 4 volte l'anno adesso, quest'anno. Ah, bello. Siamo travel blogger. Beh, ma sai che quest'anno ho viaggiato veramente tanto. Ma io sono venuto in Italia, poi dalla Germania sono andato a Tokyo. Okay. Da Tokyo sono fatto Corea, poi sono tornato, poi ho fatto Bangkok, poi sono tornato, ho fatto Bali. Poi sono tornato, ho fatto Bangkok, sono tornato, ho fatto Phuket, sono tornato a Taiwan, sono tornato un Italia. Giorno, ho girato tre music video. No, 9 viaggi proprio. Eh sì, adesso torno a Bangkok il 22. E poi ritorni in Italia di nuovo, 11, e non è finito l'anno. E devo, sì, e poi devo andare comunque in Germania perché devo registrare un po' di altre cose. Okay. E poi devo andare anche a Tokyo e in Cambogia in quei tre mesi che sono a Bangkok. E poi chissà cosa succederà. Sì, diciamo che viaggio molto, ma viaggio comunque quasi sempre con amici giapponesi. Comunque in Cambogia vado con dei miei amici giapponesi. A Tokyo c'ho i miei amici giapponesi. Il lavoro a Bangkok è con dei miei migliori amici giapponesi. Sono sempre con giapponesi, quindi... Poi tanto. Infatti. Un grosso cambiamento, ma non cambierà poi tanto. Non lo so. Tanto sai, uno dei miei migliori amici, un altro giapponese, viene a studiare qua a Milano. Ah dai, sì. Un po' di Giappone anche in Italia. Esatto, anche perché adesso inizierò anche il canale in giapponese, quindi. Ah già, questa è un'altra news. Il mio canale in giapponese, e non ve ne frega niente di me che parlo in giapponese, non iscrivetevi. Comunque io vi metterò i sottotitoli in italiano, che se li vuole vedere può andarseli a vedere. Andatevi a vedere il canale di Mary. Quindi ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video.